Ciao amiche, allora oggi vorrei fare un allenamento total body che include utilizzando tutto il corpo, ok? Le braccia, le gambe, in modo un po' fluido, infatti mi piace chiamare questa tecnica fluid proprio perché è fluido. Togliamo le scarpe, prendiamo un bel tappetino che è antiscivolo, ok? Quelle che si possono utilizzare per lo yoga. E cominciamo proprio di entrare in contatto con noi stessi, perché non è soltanto accenderci o caricarci, noi dobbiamo anche pensare di scaricarci. Scusatemi, lancio le mie scarpe così sono fuori. Aiuto! È tornato indietro. Scusate, sono stata brava, sono riuscita a prendere il palo. Ok, allora ci mettiamo giù, seduti, ok? E cominciamo semplicemente a stendere le gambe uno dopo l'altro. Ok, provi di portare il ginocchio teso e allungo le gambe, come se stessi provando di toccare un punto di fronte a me, un punto di fronte a me. Ok, addominali sono tesi, spalle indietro. Ok, perché a volte dimentichiamo che vuol dire essere dentro il nostro corpo. E provi di trovare le tensioni. Ok, dove ci sono le tensioni? Dove ci sono le tensioni? Cominci a inspirare ed espirare portando proprio energia in quelle zone proprio per sciogliere le tensioni muscolari. Da qui mettiamo le mani accanto ai nostri fianchi, andiamo a sollevare i fianchi e scendere, ok? Sollevare e scendere, senza mai più toccare per terra, e scendere, ancora tre, e scendo, due, e scendo, e uno, e scendo, chiudi le gambe di fronte a me, allunga le spalle indietro e inspiro, espirando, butti via lo stress, la stanchezza, di nuovo inspiro, ed espiro e riduci lo stress. Adesso portati avanti, ok, in quadrupedie, ok, a questo punto cominciamo a inarcare la schiena e chiudere. Inarcare e chiudere, guardi l'ombelico, inarcare su e ombelico giù, inarcare su e tiriamo indietro, è quella che si chiama nello yoga downward looking dog, ok? Qui provate di pensare che le interne cosce si stanno avvicinando, anche se non li avvicino veramente, però uno rivolto verso l'altra. Bicipiti di fronte, tricipiti indietro, allungo la schiena, sento proprio la coccige che si sale, ok? E a questo punto cammino in avanti fino a portare i piedi in avanti e comincio a pedalare, ok? Pedalare per riscaldare, pedalo per trovare la tensione muscolare, pedalo, ok? A questo punto pianto le mani, guardo in avanti, apro il petto, inspiro, espiro, torno giù e quando inspiro a questo punto porto le braccia sopra la testa, espiro con le braccia, ok? A questo punto ritorno giù, 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 giù e porto le gambe indietro. A questo punto trovate una bella posizione tra le quattro arti, no? Le due mani, i due piedi e facciamo una mini flessione, ok? Spinta e tiro su, ok? Dosa la forza tra le braccia e le gambe. Le donne spesso e volentieri non hanno tanta forza su le braccia. Ecco, così è il modo per farci aiutare. Ancora quattro, ancora tre, ancora due, ancora uno. Portati in avanti, si chiama plancia. Adesso arriveremo a terra. Proviamo di farlo tutto in un blocco. Se non ci riesci, ok, le poggi tutto possibile a terra, spingo in su, inspiro, curvo i piedi sotto, ritorno indietro, downward looking dog e pedalo con i piedi, pedalo, pedalo, ok, allungo la schiena in su, inspiro, ok, adesso portiamoci in avanti, ok, e avvicino i piedi, ok, se non puoi mettere i talloni a terra va benissimo, proviamo di mantenere la posizione con le braccia estese fuori, ok, 4 e 3 e 2, occhio, adesso la mia braccio sinistro poggio a terra,
porto la gamba destra in avanti, estendo la sinistra, ok? Prendo, se puoi, prendi il piede con la mano, stendo, ok? Tengo la posizione o altrimenti scendo e salgo. E 4 ancora, 3 ancora, 2 ancora, 1, porta la gamba giù. A questo punto, sul quadrupedia, veniamo frontale, allarghiamo le gambe, gomiti all'interno delle ginocchia per allargare le anche. Ancora 4, ancora 3, ancora 2. La mano destra si appoggia a terra. A questo punto portiamo la gamba sinistra in avanti, aggrappo se puoi con la mano, se non puoi non lo fare. O rimango qua o salgo e scendo. 4 e 3 e 2 e 1. Porta le gambe indietro, ritorno centrale, sempre pensando di essere in contatto con me stessa, ok? 4 e 3 e 2. Ritorniamo, mani a terra, sollevo le anche, chiudo poco le punte, allargo i taloni e sento l'allungamento nella parte posteriore della coscia, allungo in su e piego in giù. Rilassati qua, lascia che la testa va a peso morto sotto di voi, ok? Ancora 4, ancora 3, ancora 2. Guarda in su, ok? Se puoi stacchi le mani da terra, metti le mani sui fianchi, rimanere così per 3 secondi, 2, 1, sollevo e piccoli passi, piccoli passi, piccoli passi fino a tornare in fronte della nostra tappetino, ok? Vado in circles, scendo giù, mi stendo su, guardo di fronte a me, e allungo indietro. Se non riesce a toccare per terra, la potete anche poggiare sullo stinco, sulla parte posteriore delle gambe, mani giù. E torniamo sulla nostra quadrupedia, proprio per andare a fare le nostre flessioni modificate, ok? 1 e 2 e 3 e 4 ancora, 5, 6 ancora, 7, ultima, 8, tiro indietro, adesso allunga il coccige più alto possibile verso il cielo e adesso solleva una gamba a piacere, ok? Sollevo, 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 porto al petto tenendo una posizione, porto la gamba tra le mani, che se non riesci ad arrivare tra le mani e arrivare qua, aiutami con la mano finché avanzi, perché è importante che il ginocchio rimane sopra il tallone, piega poco le gambe indietro per far sì che il bacino rimane centrale, ok? Fissati su un punto solo, porta le braccia sopra la testa. Ok, adesso in questa posizione, ascolta la voce così non dovete deviare lo sguardo, stendi le gambe indietro fino a sentire uno stiracchiamento sulla parte anteriore della coscia, addominali tesi, scendi ancora di più, trattieni questa posizione, ancora 4, ancora 3, ancora 2. Adesso a questo punto braccia giù, scendiamo, giù e salgo, ancora 2 e salgo, ancora 2 volte, 3 e salgo, ultima volta, 4, salgo, le braccia scendono. A questo punto stendiamo le gambe davanti, proviamo di abbassare la testa ma senza curvare la schiena, portiamo il petto in avanti, testa giù ma lunga, 4, 3, 2, porta le gambe indietro, appoggiatevi sulle ginocchia, dolcemente sulle ginocchia, giriamo le mani indietro proprio per allungare i polsi, ancora 4, ancora 3, ancora 2, giri i polsi, portali in avanti proprio per allungarli bene, 4 e 3 e 2, di nuovo ci mettiamo in nostra posizione della flessione modificata, 8, 8 e 7 e 6 5 4 3 2 e 1, downward looking dog, allunga su il coccige e passiamo con l'altra gamba che va su,
ok? Se non riesci a tenere il tallone giù a terra, non c'è problema, sollevala. Trovi quel che è giusto per te, non c'è un giusto, non c'è un sbagliato, non c'è una gara, è semplicemente un riconnettersi con se stessi, ok? Tutto riconnettersi con se stessi, proviamo di portare il piede tra le mani, se non ci riesci ti dai una mano avvicinandoti con il braccio, ok? A questo punto il braccio vanno su, piego poco poco le gambe indietro per trovare il centro con il mio bacino, poi comincio a stendere quella gamba fino a sentire un allungamento sulla parte anteriore della coscia, ok? Tengo la posizione, i bracci si stendono fuori e scendiamo, e 4, e su, e 3, e su, ancora 2, e su, 1, e su, scendiamo giù, mani indietro, andiamo in allungamento. L'allungamento, ragazzi, non va mai sottovalutato. L'allungamento è importantissimo proprio per tutto il benessere, ma poi ti senti sciolto, ti senti, non lo so, veramente più in contatto con te stesso. Allora, di nuovo, chiudiamo in avanti, i punti sono leggermente chiusi. I talloni sono leggermente divaricati e proprio appeso morto scendi giù. Se non ti tocca la testa non ti preoccupare, lascia la testa appeso morto. Proprio che si sta recuperando, recuperando. Che bello, che bello, che bello. Mi sollevo, guardo in avanti, se ci riesci, staccate le braccia per sentirti completamente, diciamo, in peso sulle gambe, senti l'allungamento sulle gambe, divarichiamo adesso poco poco e scendiamo verso destra, sollevo l'altra gamba, ok, qui se non te la senti di fare senza appoggio, tieniti saldamente appoggiata a terra, non esagerare qua, ok, con l'allungamento non dobbiamo mai esagerare, apro proprio poco il ginocchio affinché me la sento di aprirlo, allungo l'interna coscia affinché mi permette di allungare, ok, più mi avvicino a terra più sentirai l'allungamento, soffici, soffici, piano piano, ricordate che noi stiamo qui provando di ricontattare nostro, quello che io chiamo il nostro parco giochi, che è il nostro corpo, divertendoci, mettendoci in contatto con noi stessi, ok, apro ancora, e 4, e 3, e 2, meraviglioso, passiamo dall'altra parte di nuovo, ok, e 4, e 3, e 2, andiamo dall'altra parte, di nuovo, ah, bello, 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 scendo giù, sento tutto l'allungamento all'interno coscia, apro con questo gomito, ok, 4, e 3, e 2, e torniamo, in avanti, appoggiandoci proprio sui fianchi, ok, mani accanto ai nostri fianchi, divarica poco poco le gambe, andiamo in tavola, ok, 1, e scendo giù senza mai più toccare con il sedere giù, 2, e scendo giù, e 3, e scendo giù, e 4, ancora 4, 5, e 6, ancora, 7, 8, scendo, 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 inspiro su, ok, e proviamo di allungarci di nuovo, ok, se non ti riesci a toccare i piedi oggi, c'è sempre domani, e c'è sempre fra un mese, e c'è sempre fra un anno, ripeto sempre, è un viaggio, quando noi ci cominciamo a fare un allenamento, uno dice, ah, quanti chili perderò in quante settimane, ma secondo me non dovete pensare di perdere chili in settimane, quanto deve dire, oggi, che cosa ho fatto con il mio corpo? Ok? Ci saranno giorni soft, ci saranno giorni hard, ci saranno giorni veloci, ci saranno giorni lenti, ci saranno giorni dove ti senti un leone e ci saranno giorni che ti sentirai una pecorella. Però la cosa importante è di permetterti di avere queste sensazioni, di permettere il corpo di trovare il suo equilibrio. Mi metto lateralmente, ok? Stacco l'interno coscia da terra, ok? La gamba posteriore piegata, la gamba anteriore, quella più vicino a terra, più vicino il televisore, è rivolta verso il cielo o il soffitto, dove, dipende dove sei. Ancora, continuiamo. 8, e 7, e 6, e 5, 4, 3, 2, occhio. Adesso
faccio una spinta, uno, due, come se stessi spostando un masso veramente potente, tre, e due, e uno, punto ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, spostiamo il masso, otto, e sette, e sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto, di nuovo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e spostiamo il sasso, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e cambiamo dall'altra parte, ok? Ci mettiamo giù, pieghiamo le gambe posteriori, le gambe anteriori, ok? E con il punto del piede, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e sposto il sasso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di nuovo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sposto il sasso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ultima volta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spostiamo il sasso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Eccellente ragazzi, ragazzi, ragazze, te, eccellente te. Allora hai fatto un bel allenamento con la Jill oggi. Vorrei sempre che tu lo scrivessi sul tuo diario come ti senti, quanto sei orgogliosa di te stesso, se sei insicura, se non sei insicura, se sei felice, non felice, se sei potente, non potente, perché non ci sono giorni che ci sentiamo un po' meno veraci, sono giorni che ci sentiamo più delicati, però anche questo va accettato perché l'essere umano è tanta roba, ok? È una vera altalena di emozioni, altalena di ormoni, altalena di autostima, però fa tutto parte di te, tu sei già perfetta, tu sei già un gioiello e vorrei che in questo percorso ti ritrovassi, ok? Ti ritrovasti, insomma, in poche parole che ti trovi, ok? Nel miglior dei modi, 100% te stesso, perché sei 100% già perfetta. Un bacio dalla Jill e passi una giornata splendida. Ciao!